I segreti e i colpi di scena non si fermano mai in questi nuovi episodi della Promessa, dove ogni mossa è orchestrata dalla spietata Cruz, determinata a mantenere il controllo a ogni costo e a restare sempre al centro del potere. Prima di procedere, ricordiamo a tutti che La Promessa tornerà in onda con puntate intere e non dimezzate, da lunedì 30 settembre alle ore 19:35 su Rete 4 fino alle 20:30. Quindi continuate a seguire le nostre fantastiche anticipazioni perché ne vedrete delle belle. Vi consiglio di guardare il video di queste anticipazioni della Promessa fino alla fine, perché vedrete scene imperdibili e rivelatorie. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuna chicca. Ma cominciamo! Siamo alle puntate 285 e 286 ufficiali. Curro è riverso a terra, vittima di un colpo di fucile, e in quel momento di confusione e paura si scopre che anche Feliziano è stato colpito. Non sembra esserci dubbio. Qualcuno ha voluto eliminarli entrambi. L'aria è pesante di angoscia quando Alonso, Manuel e Salvador arrivano di corsa, sconvolti di fronte a una scena così drammatica. Alonso, smarrito, cerca di capire chi possa aver compiuto un gesto così crudele, ma Feliziano, debilitato, non è in grado di offrire risposte. Curro è privo di sensi e Salvador, nel panico, si precipita a cercare aiuto, consapevole della gravità della situazione. Nel frattempo, alla Promessa, Lope incrocia Vera e, notando la sua aria agitata, la ferma. Le comunica che Pia ha concesso una pausa al personale, poiché i marchesi sono a caccia e il pranzo è già stato preparato. Lope la invita a unirsi al riposo, ma percepisce subito la tensione che la attraversa. Alla sua domanda, Vera confida di essere preoccupata per l'imminente arrivo di una marchesa, un'amica di Margarita, che insiste affinché lei sia al suo servizio. C'è qualcosa di non detto nel suo sguardo, un velo di segreti che fatica a nascondere. Sebbene Vera tenti di minimizzare, sostenendo che altre domestiche sarebbero più adatte, decide, su consiglio di Lope, di parlarne con Pia. In cucina, l'atmosfera è completamente diversa. Simona, Teresa e Hana ridono e scherzano mentre svolgono le loro mansioni, quando, inaspettatamente, Candela fa ritorno. Simona, incredula e felice, corre ad abbracciarla, colma di gioia per il suo ritorno. Le due donne si stringono in un abbraccio affettuoso, felici di ritrovarsi. Candela, sorridente, domanda se ci siano state novità durante la sua assenza. Le viene raccontato di Leonor, partita per gli Stati Uniti, e del ritrovamento dell'orologio di Lorenzo, che ha portato alla cacciata di Eronimo. Candela si illumina alla notizia della partenza di Eronimo, che non aveva mai sopportato, e si rallegra per il lieto fine della vicenda di Maria Fernandez. Tuttavia, il suo sguardo cambia quando percepisce che c'è qualcosa che non va. Pia, con una nota di tristezza, le racconta della cacciata di Maria da parte della Marchesa, lasciando Candela senza parole. Teresa rompe la tensione annunciando il suo matrimonio con Feliziano, suscitando l'orgoglio e la felicità di Candela. Ma la calma viene brutalmente interrotta dall'arrivo di Salvador, che urla disperatamente in cerca di aiuto. Feliziano, gravemente ferito, è portato di corsa dentro la casa e Lope si affretta ad assistere Salvador nel trasportarlo. Anche Romulo accorre, preoccupato, e chiede subito cosa sia accaduto. Salvador, ancora scosso, racconta tutto mentre trasportano Feliziano in una stanza per le prime cure. Vera corre in cucina per avvisare le donne della tragedia. Il silenzio cala, mentre Teresa, seguita da Hana, si precipita da Feliziano, incapace di nascondere la sua preoccupazione. Curro viene portato a sua volta in una camera, visibilmente sofferente, e subito Abel, il medico, accorre al suo capezzale per valutare la situazione. Abel rassicura tutti. Curro è stato fortunato, il colpo non sembra letale, ma la tensione aumenta sempre più. Nel frattempo, anche Feliziano lotta contro il dolore. Petra è al suo fianco, visibilmente sconvolta, cercando di confortarlo come può. Quando Teresa entra nella stanza, Feliziano le confida quanto il dolore sia intenso. Le due donne, prese dal panico, non sanno cos'altro fare se non cercare di tranquillizzarlo. Petra domanda del medico e Teresa la rassicura che, appena finito con Curro, arriverà anche da Feliziano. Alonso, ancora in ansia, ordina a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, il miglior chirurgo della regione, nonostante la fiducia in Abel. Non può permettersi di rischiare la vita di Curro, e il clima si fa sempre più carico d'ansia,
finché Abel non rassicura nuovamente tutti che la situazione è sotto controllo. Alonso è profondamente immerso nei suoi pensieri, il volto segnato dalla preoccupazione. Cerca di comprendere come possa essere accaduta una tragedia simile. Mentre la sua mente si dibatte tra dubbi e sensi di colpa, Cruz fa il suo ingresso. Noi spettatori sappiamo bene che è lei la vera responsabile di questo scempio, ma davanti ad Alonso recita la parte della moglie ignara. Fingendo sorpresa, si domanda ad alta voce come una cosa del genere possa essere successa. Alonso, nella sua buona fede, si convince che si tratti di un tragico incidente di caccia. In quel momento, Romulo arriva per informarli che tutti gli ospiti hanno già lasciato la promessa, contribuendo ulteriormente a caricare di ansia l'atmosfera. Alonso, già colpevolizzandosi per l'accaduto, confessa che non avrebbe mai dovuto organizzare la battuta di caccia. Si pente di essersi lasciato convincere proprio da Cruz, ma la Marchesa, con il suo carattere freddo e calcolatore, si difende immediatamente. «Come potrebbe, dice lei, essere responsabile di un evento così imprevedibile?» La sua reazione mostra, ancora una volta, la sua indifferenza e un cuore di pietra. Alonso, però, non riesce a lasciar cadere la questione. Rivolge una domanda a Romulo, chiedendo se ci siano informazioni su chi abbia sparato i colpi. Ma Romulo scuote la testa, ammettendo che ancora non si sa nulla. Questo non basta ad Alonso, che con tono deciso ordina di scoprire a tutti i costi chi sia stato l'autore dell'attacco e quale arma abbia ferito i giovani. Cruz, continuando a recitare con abilità, cerca di tranquillizzare il marito. Con un'espressione affettuosa lo invita ad avere fede, assicurandogli che tutto andrà per il meglio. La sua maschera da attrice regge perfettamente, mentre Alonso, inconsapevole, si affida alle sue parole. Abel, dopo aver stabilizzato Curro, arriva finalmente per valutare la situazione di Feliciano. Esaminata la ferita, si mostra fiducioso. Il proiettile non ha colpito organi vitali e, con le dovute cure, Feliciano dovrebbe riprendersi. Petra, ancora in ansia, chiede conferma e Abel ribadisce con decisione che tutto andrà bene, purché la ferita venga mantenuta pulita. Feliciano, nonostante il dolore, trova la forza per chiedere notizie di Curro. Abel, con tono serio, gli dice che la situazione di Curro è più grave, ma che stanno monitorando costantemente la sua condizione. La sera scende su la promessa, ma non porta con sé pace. In un angolo nascosto della tenuta, i veri artefici di questo disastro si incontrano. La Marchesa, furiosa, sottolinea con sdegno che Curro è ancora vivo, segno che il piano non è andato come previsto. Lorenzo, con un'espressione dura, le assicura che Curro non sopravviverà. Cruz non nasconde la sua frustrazione con Lorenzo, accusandolo di aver fatto un grave errore e sottolineando che l'assunzione del sicario si è rivelata un fallimento. Lorenzo, tuttavia, cerca di difendersi, suggerendo che non resta altro che attendere e lasciare che il destino faccia il suo corso. In un'altra scena, Salvador si trova da Maria, ancora profondamente scosso da ciò che è accaduto. È visibilmente provato, specialmente perché ha assistito in prima persona al dramma. Maria, percependo il suo turbamento, gli chiede di Hana, immaginando che la giovane sia in prima linea per aiutare tutti. Salvador annuisce, confermando che Hana sta facendo il possibile per sostenere la situazione alla promessa. Tuttavia, Maria si sente angosciata per non poter essere lì a dare una mano. Salvador cerca di confortarla, assicurandole che ognuno sta facendo la sua parte. Ma poi, con una voce carica di tensione, Maria rivela una decisione che lascia Salvador senza parole. Ha deciso di andarsene. Sa bene che nessuno la riassumerà e preferisce cercare un nuovo posto di lavoro altrove. Salvador, sconvolto, la abbraccia forte, cercando di trattenere l'emozione. Nel frattempo, alla promessa, Hana è al fianco di Curro, parlando dolcemente e incoraggiandolo a resistere e a riprendersi. Mentre lo osserva, con la speranza nel cuore, Curro improvvisamente si risveglia, debolmente consapevole della sua presenza. Chiede, quasi sussurrando, se lei fosse lì con lui, e Hana, con affetto sincero, gli promette che non lo lascerà mai. È un momento carico di emozione, in cui Hana non smette di rassicurarlo, ripetendo che nessuno morirà, e che i migliori medici sono lì per salvarlo. Poco dopo, Martina e Catalina entrano nella stanza, desiderose di sapere come sta Curro. Catalina, con un lieve sorriso,
osserva che, nonostante tutto, ha un aspetto migliore di quanto si aspettasse. Hana, con voce ferma, risponde che Curro ha bisogno di tanto riposo e Catalina non può fare a meno di lodare la forza di Hana, dicendo che il suo sorriso è una vera medicina per lui. Le due donne salutano Curro augurandogli la buonanotte prima di uscire. In cucina, Candela e Simona sono impegnate a preparare caffè e tisane per tutti, mentre la cena è in cottura. Salvador entra, visibilmente amareggiato, e chiede come stiano andando le cose. Candela e Simona lo rassicurano, dicendo che sia Curro che Feliciano stanno migliorando. Tuttavia, la conversazione si sposta su Maria, e Salvador racconta, con evidente tristezza, che Maria vorrebbe essere lì ad aiutare, ma il suo cuore è spezzato dalla consapevolezza che ha intenzione di andarsene. La mattina seguente, Pelayo e Catalina sono intenti a risolvere alcune questioni lavorative che si sono accumulate a causa degli eventi drammatici recenti. Ad un certo punto, Margarita fa la sua comparsa, sorpresa di non aver visto Catalina a colazione. Catalina si giustifica dicendo che aveva troppo lavoro in sospeso, ma ammette di non riuscire a concentrarsi. Il pensiero di Curro non la lascia in pace. Margarita, con tono gentile, si offre di darle una mano con le faccende, e Catalina accetta con gratitudine, notando anche l'aiuto di Pelayo. Quando Pelayo esce per prendere un caffè, Margarita commenta che Catalina è fortunata ad avere l'aiuto di Pelayo. Catalina, con un sorriso, confessa che da quando Eronimo è stato mandato via, Pelayo sembra molto più tranquillo e sereno. Margarita, senza perdere tempo, si mette a lavoro. Intanto, nella sala, il chirurgo informa la marchesa che Curro si è stabilizzato dopo le emorragie, ma avverte che rimangono prudenti poiché il proiettile non è ancora stato estratto. Cruz, con aria severa, chiede perché non abbiano già proceduto con l'intervento e il chirurgo spiega che Curro è troppo debole al momento e un'operazione rappresenterebbe un rischio eccessivo. Proprio in quel momento arriva Petra, visibilmente disperata. Feliciano sta peggiorando e ha bisogno di aiuto immediato. Con umiltà, Petra implora la marchesa di intervenire. Cruz, in un primo momento distaccata, alla fine cede e ordina al chirurgo di curare Feliciano, anche se lui sottolinea che è abituato a prendersi cura dei nobili, non dei domestici. Cruz, inaspettatamente autoritaria, gli ricorda che è lei a pagarlo e che deve seguire i suoi ordini. Così, il chirurgo segue Petra, con la marchesa che intende allontanarlo da Curro. In un'altra parte della tenuta, Martina incontra Manuel e Catalina, appena tornati dalla stanza di Curro. Martina, ansiosa, chiede come stia. I due raccontano che hanno provato a tenere Curro sveglio, parlando con lui di eventi passati, ma la sua debolezza è tale da impedirgli di tenere gli occhi aperti a lungo. Catalina si rivolge poi a Manuel, riflettendo su quanto sia strano che due uomini siano stati colpiti da due proiettili allo stesso tempo. Manuel, ancora scosso, non riesce a dare una spiegazione all'accaduto. Martina, con gli occhi pieni di lacrime, è sopraffatta dalla paura, mentre Manuel confessa che anche Alonso non ha chiuso occhio per tutta la notte. Martina decide che deve vedere Curro a tutti i costi. Nel frattempo, il chirurgo si prepara a visitare Feliciano, il cui dolore è insopportabile. Come Curro, ha ancora il proiettile conficcato nel corpo. Nella stanza sono presenti anche Romulo e Salvador, che assistono con preoccupazione. Il chirurgo, dopo un rapido esame, ammette che l'unica soluzione è un intervento immediato. Senza preavviso, chiede a Romulo e Salvador di assisterlo. Per alleviare il dolore di Feliciano, il chirurgo chiede una bottiglia di brandy, lasciando Romulo incredulo per la mancanza di preparazione. Romulo protesta, chiedendo come si possa operare in modo così improvvisato, ma il chirurgo insiste: o adesso, o mai più, perché deve tornare da Curro. Romulo non può fare a meno di notare che Feliciano non viene trattato come Curro. È come se fosse un animale. Con sgomento, osserva che il chirurgo non ha nemmeno lavato le mani né sterilizzato gli strumenti. Ma nonostante questo, il medico procede. Salvador, con mani tremanti, offre l'alcol a Feliciano, mentre Petra lo aiuta a sopportare il dolore tappandogli la bocca con uno straccio. Le urla strazianti di Feliciano riempiono la stanza. E nonostante il dolore insopportabile, il proiettile viene estratto mentre Feliciano perde conoscenza. Poco dopo, arriva la notizia che Curro ha peggiorato e ha bisogno immediato del chirurgo. Più tardi, Vera incontra Pia, che le chiede se i marchesi abbiano avuto altre richieste,
e le due riflettono su quanto accaduto. Vera, infine, trova il coraggio di confessare a Pia che non si sente a suo agio a servire l'amica di Margarita, spiegando che altre domestiche sono più esperte di lei. Tuttavia, il suo volto tradisce un segreto non detto, come se conoscesse già quella donna. Pia, pur ritenendola capace, le assicura che, visto il momento difficile, probabilmente nessuno verrà alla promessa e tutto sarà rimandato. Vera, sollevata, ringrazia Pia, che promette di tenerla aggiornata. Nella sala, il chirurgo si trova davanti ai Marchesi e a Lorenzo, per spiegare una situazione piuttosto sorprendente. È stato proprio il proiettile a salvare la vita di Curro. Questa notizia, per quanto paradossale, suscita una riflessione immediata in Manuel, il quale capisce che estrarre il proiettile potrebbe non essere una buona idea. Un'operazione di questo tipo comporterebbe rischi elevati, soprattutto senza le dovute attrezzature. Il chirurgo continua, sottolineando che per procedere con sicurezza, Curro deve essere trasferito in un luogo con le giuste garanzie sanitarie, mostrando una evidente differenza di trattamento rispetto a Feliciano. Suggerisce di trasportarlo con urgenza a Puebla de Tera, dove le condizioni mediche sono più adeguate. Poco dopo, Romulo arriva con la notizia che l'ambulanza è giunta, ma la notizia genera solo un crescente disappunto in Lorenzo e Cruz, visibilmente contrariati dall'intera situazione. Tuttavia, proprio in quel momento, Abel entra in scena, deciso e determinato. Contrariamente a quanto detto dal chirurgo, vieta categoricamente il trasferimento, avvertendo che il movimento potrebbe causare un'emorragia fatale. La tensione cresce, poiché Cruz e Lorenzo seguono con attenzione il confronto sempre più acceso tra i due medici, ognuno convinto della propria posizione. A un certo punto, con la situazione ormai al culmine, Abel si volta verso i Marchesi, lasciando a loro la decisione finale. Il destino di Curro è nelle mani dei Marchesi. Resterà alla promessa, sotto le cure di Abel, o sarà trasferito come suggerito dal chirurgo? Come sempre, dovremo attendere i prossimi episodi per scoprire come si svilupperanno gli eventi. Siamo come tutti i giorni già a lavoro sul prossimo episodio. Se volete vederlo, scrivete "lo voglio" nei commenti ed esprimete un vostro pensiero riguardo all'episodio. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Vi do un abbraccio e un arrivederci al prossimo video.